Amici e amiche di Indie Channel, benvenuti al primo episodio dedicato a Crusader Kings 2 sul canale Indie Channel. È la prima volta che gioco a questo titolo per un valido motivo, ossia non avevo il gioco e le relative espansioni fino a pochissimo tempo fa. E al momento ho circa 10 ore di esperienza. Questo significa che per me questo titolo è completamente nuovo. E questo è un titolo della curva di apprendimento ripidissima. È un titolo molto difficile che io affronto soltanto perché ho giocato tante ore ad altri titoli Paradox, come Europa Universalis 4, come Victoria e tanti altri. La prima cosa che voglio fare è abbassare un pochino questa musica epica meravigliosa e dopodiché insieme a voi vi voglio parlare di quella che sarà la mia campagna. Non continuerò il mio test, farò una nuova partita. Una partita in cui io gioco da novellino e quindi mi direte: ma porti sul canale una serie che non sai padroneggiare come un maestro? Ho un asso nella manica, o meglio, ho moltissimi assi nella manica. Come non l'avete capito, siete voi i miei assi nella manica. Partiremo con una famiglia reale nel Medioevo. Io rappresenterò il sovrano di questa famiglia reale, in particolare iniziamo nel 769 d.C., in una situazione in cui l'impero romano è caduto da pochi secoli e l'Europa è in preda ai caos. Ma forse no, ma facciamo finta di sì. E come titolo, Crusader Kings 2 ci permette non tanto di assumere una nazione e di guidare una nazione, come fa in Europa Universalis 2, 4, anche 2, certo, come fa Victoria 2, come fa Hearts of Iron, come fa Stellaris nello spazio. No, è tutto diverso qui. Qui siamo una famiglia e giochiamo con il capofamiglia. Quando muore il capofamiglia, giochiamo con l'erede e così via, fino all'eventuale morte dell'ultimo degli eredi e con la sconfitta della partita quando la casa regnante termina. Che cosa succede però in queste case regnanti? Che ne succedono di cotte di crude, ragazzi. È peggio di una telenovela, o meglio di una serie su Netflix, se vogliamo. E visto che la serie Rinascimento si basa tutta, completamente, in Italia, voglio giocare in Italia. Io sarò il conte, il capo, voi nella sezione commenti. Potete scrivere quello che vorreste fare, quello che mi suggerite come parte della corte, come parte del mio esercito, come parte dei miei consiglieri economici, come parte delle mie spie. E io, di volta in volta, seguirò i vostri suggerimenti perché imparerò con voi anche tramite i miei errori. Questo significa che non giocherò, questa partita, da solo, un episodio dopo l'altro, per intere nottate, fino ad arrivare a registrarne 100 per poi pubblicare la serie. No, 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 ragazzi, oggi per me è il 18 di maggio e quello che vedete è il primo episodio. Ne seguirà un secondo e dal terzo in poi io avrò modo di giocare avendo visto quello che voi avete commentato fino ad ora. E quindi credo che pubblicherò soltanto 2 volte a settimana e questo mi darà modo di portarmi avanti e di vedere insieme a voi come si svilupperà la partita. Potrebbe finire dopo pochissimi anni perché non sono capace, però vediamo, speriamo di no. Potrebbe anche non finire dopo pochissimi anni e in questo caso la partita continuerà lentamente ma inesorabilmente. Diamo un'occhiata all'Italia. Allora, se io premo la W riesco a vedere gli stati dell'Europa, dell'Alto Medioevo. 769 abbiamo detto. L'Italia è stata invasa dai Longobardi ormai svariati secoli fa e ora abbiamo questo regno, il regno di Lombardia, il regno longobardo che ha come sovrano Desiderio di Lombardia. È a 52 anni, la sua casa, il suo palazzo reale sta a Pavia e sotto di lui ha tantissimi vassalli, che sono i vassalli che fanno parte della penisola italiana, dal duca Liutprando di Ivrea, al principe vescovo Tato di Trento, eccetera, eccetera. Abbiamo in Spagna il sultanato Umayyad che ha praticamente conquistato tutto fino ai Pirenei, tranne il regno cristiano delle Asturie. Quindi qui i Mori, i musulmani hanno il potere in Spagna. In Francia ci sono due regni, quello della Francia media e quello della Francia occidentale. Poi abbiamo l'Inghilterra frazionata in diversi regni, la Northumbria, la Mercia, il Wessex, diverse contee irlandesi indipendenti, la Terra dei Pitti,
i vecchi scozzesi, e tutte le volte che si sceglie un territorio parte la canzoncina. Con l'arpa. È meraviglioso questo gioco. In Germania vediamo la Sassonia, la Boemia, la Bavaria, l'Avaria, territori slavi, e poi abbiamo l'Impero Bizantino che è ancora un impero potente in questa fase del gioco, è ancora ha diversi possedimenti nel Mediterraneo, tutta la Grecia e la Turchia. La dinastia Abbaside ha il controllo dell'Islam, del califfato sunnita, per ora. Dopodiché c'è tutta la zona dell'attuale Russia che è popolata da delle tribù, ad esempio la Khazaria. Non saprei dirvi di che tipo, Itil. Stiamo parlando di popoli nomadici, barbarici, che scorrazzano nelle steppe, lontani da dove l'impero romano ha portato la civiltà tanti secoli fa. E possiamo spostarci addirittura fino in India e alle porte della Cina, dove ci sono altre forme di governo, altri sovrani e altre famiglie. Ma non voglio adesso fare la genealogia di tutte le famiglie in gioco. Voglio semplicemente portarvi in Lombardia. E voglio mostrarvi le contee. Allora, vi ho detto che il nostro sovrano, Desiderio di Lombardia, ha il controllo sull'Italia. Ma siamo nell'alto medioevo, il controllo non viene esercitato centralmente da un gruppo di burocrati. Ragazzi, questi se si vestono con le pelli di topo è già tanto lusso. Questo significa che lui ha un sistema di potere feudale delocalizzato e dà carta bianca ai suoi vassalli, che a loro volta hanno dei vassallini, dei valvassori, insomma, tutta quella trafila di organizzazione e di delega del potere, del controllo del territorio che caratterizza il feudalesimo. In particolare abbiamo il conte Teodorico di Ravenna, abbiamo il conte Lupo di Ancona, abbiamo il Maio di Abruzzo, eccetera, eccetera. C'è una parte intermedia tra le contee e il regno, che sono i ducati. Ed è qui che io vorrei partire. I ducati in Italia non sono molti. Abbiamo un ducato dei Liutprandi di Ivrea. Abbiamo Venezia, che è una repubblica del Doge. Abbiamo poi in Friuli il ducato Peter di Friuli. Abbiamo la Toscana sotto i Walpertingi. Abbiamo la Sardegna sotto i Sorrenti. Strategos Lucia of Sardinia. Sorrenti è la casata. Benevento. Il duca Arechis di Benevento, Gausian, la Sicilia sotto Calopragmon, lo Strategos. Perché Strategos? Perché hanno dei titoli greci, perché questi, le isole, sono sotto il diretto controllo dell'imperatore di Bisanzio, non sono sotto sotto Re Desiderio, non ha assolutamente controllo. E poi c'è il Papa, Stefanus. Ne ho saltato uno apposta, perché è quello che giocheremo. Ed è il Ducato di Spoleto. Gioco con Spoleto perché è al centro dell'Italia, mi sta simpatico, parte con tre province gestite da dei vassalli e mi sta simpatico anche il Duca Hildeprando di Spoleto, della famiglia dei Teodingi. Quindi, oggi parte la nostra sfida. Avremo due vassalli, il conte Allo di Urbino e il conte Lupo di Ancona. Lupo mi sta già simpatico perché ha un nome figo. Secondo me andremo molto d'accordo con Lupo. Speriamo di trovare subito una moglie, fare subito dei figli perché abbiamo bisogno di far partire una dinastia. La difficoltà è abbastanza difficile e io ovviamente sono un folle patentato e la prima partita la voglio fare difficile. Ci mancherebbe che parto con, che so, il Regno di Francia che è già più facile oppure con la Lombardia di Desiderio stesso. No. No, io voglio partire con Spoleto, voglio il Duca Hildeprando, che ha 19 anni, ma secondo me ne sa un casino. Lanciamo questa partita, ragazzi, ho parlato fin troppo. Andiamo. Ragazzi, benvenuti sulla prima serie dedicata a Crusader Kings 2 Sandy Channel. Bum bum bum. Questo ragazzo lo togliamo. Perché l'Iron Man Mode mi permette di fare veramente tante cose fantastiche, però se ci fossero degli errori veramente clamorosi, ve li farò vedere e poi ricaricherò se tipo muoio e perdo la partita. Perché non voglio ricominciare da capo, però cercherò di portare tutti gli episodi senza tagli, quindi quello che decidiamo insieme sarà la strategia. E poi abbiamo un sacco di impostazioni che, oddio, non le voglio leggere tutte. Non le voglio leggere tutte per un semplice motivo. Mi fido del gioco, teniamo le cose così come sono.
C'è soltanto una cosa che voglio evitare. Voglio evitare la Sunset Invasion, l'invasione degli Aztechi. La metto off, perché questa è una cosa antistorica che non voglio che accada, ossia gli Aztechi che invadono la Spagna. J-Dragon, interazioni con la Cina vanno bene default. Tutto default, anche la peste. Gli adoratori del diavolo. Conquistatori turchi. Tutto ok, tutto default, va bene. Ovviamente gli achievements sono disabilitati, ma per la prima partita direi che questo può andare benone. Facciamo uno start. Inizializziamo il gioco e la prima cosa che farò sarà dare un'occhiata al mio personaggio, a Hildebrand, vedere quali sono le sue caratteristiche, i suoi pregi e i suoi difetti, perché sono sicuro che questo ragazzotto non le manda a dire. Secondo me è un bullo, ragazzi. Io ve lo dico, Hildebrand è un bullo. Cioè, tutti i conti d'Italia ci guarderanno con ammirazione. Benvenuti su Crusader King 2, leggete carefulmente tutto? Sì, certo, chiaro. D'altra parte ho tipo 10 ore di gioco, perché dovrei leggere i suggerimenti? Guardate che bel regno che abbiamo, pieno di stemmi, di cose. Un giorno sarà nostro, ne sono sicuro. Ok, com'è che si faceva per vedere Spoleto? F. Quanta roba abbiamo? Oh! Ho già lo stress, ho già l'ansia. Prima cosa che facciamo, andiamo a vedere Duke Hildebrand, ragazzi. Mi sembra buono, ha delle buone statistiche. Innanzitutto, vediamo subito che il nostro liege, ossia il nostro sovrano, è Desiderio di Lombardia. La sua opinione di noi è 13 su 100, non male. O su 200, no. O forse in generale. Va bene. Non abbiamo una moglie, abbiamo già un erede che è Teodicus Teodingi. Ah, è nostro padre. Te lo dico perché lo vedo qui, esatto, father e mother, Ghisilberga, Ghiselbertingi. Facciamo una piccola parentesi, l'anagrafe medievale lasciava un po' a desiderare, perché tra Desiderio, Ghibertinga, Ghiselberga, Ghiselbertinghi e Teodico, Teodinghi, insomma, capiamoci, la fantasia non era il potere al tempo. Forse perché i figli prendevano sia il cognome che il patronimico che il nome del padre, e quindi avere il nome di famiglia e il cognome di famiglia rendevano le cose un po' complicate, come quando in una classe con 40 cittadini cinesi si chiede può alzare la mano V? E l'alzano in 45. Siamo più o meno a questo livello, di conseguenza farò un sacco di errori nel ricordarmi i nomi in questa serie, perdonatemi, cercate di essere precisi nei commenti. E godendoci questi menestrelli, andiamo a vedere noi chi siamo. Webweaver, questa è una cosa che io adoro. Io la adoro. Quanto sono contento che ho un tessitore di trame. Hildebrand è un grandissimo figlio di, e ama tessere delle trame contro i suoi nemici, metterli in trappola, costruire delle false accuse, e quindi siamo molto bravi nell'intrigo. L'intrigo ci servirà per fare cosucce di ordinaria amministrazione, come assassinare i nostri rivali. Marziale diplomazia più uno, questo danneggia un pochino la sua capacità di fare di conto, e quindi lo stewardship, ossia l'abilità di amministrazione delle proprie terre, a un meno uno. Però ha già una virtù. Queste sono le virtù cardinali e i vizi capitali. È diligente. Essendo diligente guadagna un più uno in marziale, intrigo, diplomazia, amministrazione, apprendimento. I vassalli hanno una buona opinione di noi. Chi ha gli stessi tratti ha una buona opinione di noi. Chi è tratto opposto, che è il contrario di diligente, ossia il cazzaro, ci odia perché dice: guarda, sto primo della classe cafone, mi sta proprio antipatico. Siamo anche stubborn, siamo testardi. Questo abbassa un po' la diplomazia, ma aumenta di un punto lo stewardship, che ci serve, però abbassa un pochino l'amore che i nostri vassalli hanno per noi. Essendo diligenti e stubborn, credo che questo si compensi molto bene. Temperati, ammazza, raga, ma chi è questo? Cioè, santo. Chiama a casa, chiama Ghibertinga, Ghiselberga, scusate, mamma pare che sono santo e anche temperato. Stolici più 5. La chiesa ci vuole bene. Chi ha lo stesso tratto ci vuole bene, chi ha un tratto opposto, immagino che sia quello della testa calda, non ci vuole bene, meno 5. Però siamo lust. Questo mi piace troppo, ragazzi! Siamo lussuriosi. Ossia i piaceri della carne, e non stiamo parlando della bistecca. Avendo questa insana passione per le femmine, il nostro Hildeprando ha più uno di intrigo, perché gli piace fare il bello misterioso che manda bigliettini sotto banco, e ha fertilità più 20%, quindi la moglie avrà più probabilità di fare figli, e questo è ottimo per una famiglia avere
aristocratica. La Chiesa cristiana non vede di buon occhio questa cosa che amiamo organizzare delle grandi orge, banchetti a base di vino e sesso, ma siamo nell'alto medioevo, non ci sono ancora i social media, quindi non lo verranno mai a sapere, vero? Ok, abbiamo fatto la presentazione del nostro duca. Con questa musica così importante, celestiale, e con la mia voce invece che parla di emerite porcate, scegliamo un focus. Il mio focus inizialmente sarà l'intrigo, perché voglio veramente potenziare al massimo. Adesso siamo a 13 e intrigo nazionale 27, perché abbiamo anche i consiglieri che ci aiutano. Riusciremo a far fuori i nostri rivali molto in fretta con Hildebrand, se sopravvive. E abbiamo anche una ambizione. L'ambizione di Hildebrand sarà quella di sposarsi, perché si può fare molto in fretta. E finora non abbiamo ancora iniziato a giocare, stiamo parlando soltanto di uno dei nostri personaggi, cioè noi, Hildebrand, il duca di Spoleto. Cerchiamo la moglie. Premevo il bottone sbagliato. Allora, adesso cliccando su Arrange Marriage, possiamo vedere chi al mondo può farsi sposare, perché è casta e ovviamente non sposata. E questo è molto positivo, vedo che ci sono le principesse di Lombardia, che sono le figlie di Desiderio, e effettivamente l'idea di avere come suocero il re d'Italia mi piace molto, però non so se questo mi porterà ad avere dei problemi grandi in futuro, perché magari il suocero mi dice: ok, bello ciccio, adesso fai parte della famiglia, rimani lì nell'angolo e non puoi più fare una mazza. Oppure tuo figlio farà parte della famiglia dei desideri e quindi gli Hildebrandi se le pigliano in saccoccia, non lo so. Nella mia partita di test mi ero sposato con una principessa e le cose non erano andate male, ma voglio vedere quali sono le qualità della nostra moglie, perché le qualità un po' influiscono anche su di noi. Allora, facciamo rank come ordine. Abbiamo una cortigiana del Khan, Tengri, no, questa che poi mi sveglio di notte e sta sacrificando dei pollastri, no grazie. Anselperga, soltanto per il nome mi sembri la più bella di tutto il reame. Fatemi vedere una cosa. Desiderio, vediamo la tua famiglia. L'erede è Adelchis di Lombardia, bambino di 10 anni. Piccolo bambino, vieni qui a giocare vicino al pozzo. Ha diverse figlie, la più grande è Adelperga di Lombardia. Ok, chi è che eredita il regno di Lombardia? Adelchis. E poi seguono i Gausian, Romuald Gausian. Desiderio. E chi sono? Praticamente sono i figli. Sono gli eredi del Duca di Benevento. Quindi Romualdo Gausian, figlio del Duca di Benevento, eccolo qua. Non è sposato con nessuno, perché dovrebbe essere secondo nella linea per ereditare il Regno d'Italia? Qualcuno me lo spiega nei commenti. Ho bisogno subito di un esperto di cose aristocratiche e tramandamento di titoli. Il mio esperto si faccia subito vivo qui sotto e mi spieghi perché questa cosa succede. Però torniamo a noi. È chiaro che cercare di avere subito un contatto con il sovrano mi piace. La secondogenita è la principessa Anselperga, che è quella che potremmo sposare, poi c'è Gerberga, Dauferada e poi c'è la regina Liutperga di Baviera. Attenzione, la regina Liutperga di Baviera in realtà è una figlia del re di re Desiderio sposata con il re di Baviera, che è Tassilo III. Ammazza, che roba! Cioè già mi sono perso, ragazzi. La trama più intricata di Lost. Va bene, torniamo alle mogli. Anseperga, Deuferanda e Halaxling. No, Gerberga, ok, sono qui. Sono tutte qui, sono tutte abbastanza giovani. Probabilmente Deuferanda è la più giovane. Teologa, learning più 6, fertilità meno 5. Noi siamo lussuriosi. A sposarci con una teologa forse non è il meglio. Se però è temperata. Aspetta un attimo, la teologa però è lussuriosa pure lei. Gregaria, più diplomazia, ottime opinioni, stubborn. Ragazzi, praticamente abbiamo. Questa potrebbe essere una moglie molto simile al sovrano, perché sarebbe testarda, lussuriosa, studentessa di teologia, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, e temperata, cattolica, figlia del re. Ma insomma, Deuferrada non mi piace perché è naif.
Orgogliosa, questo ci dà più prestigio. Invidiosa, più intrigo, ma abbassa le opinioni dei nostri vassalli. Si fida, quindi questo abbassa l'intrigo. È ghiotta, quindi abbassa l'amministrazione, l'opinione della Chiesa, l'attrazione, eccetera, eccetera. E ha 22 anni. Gerberga, che è la più... è quella media tra le varie principesse. Ha ricevuto un'educazione clericale, è arbitraria, è greedy, è avara, è pigra, ossia il contrario di acedia, sì, è il contrario del mio essere diligente, ed è pure una codarda, cioè questa è la peggiore principessa che si potrebbe avere. Fatemi dare un'occhiata alle migliori con l'intrigo. Rachild di Pfalz ha un 10 in intrigo, non male, però è una cortigiana. Questa ha 12 anni, quindi non si può sposare, si può chiedere la promessa in sposa e poi quando ne avrà 16 si potrà sposare, ma non è assolutamente il caso perché poverina è greedy, lustful e invidiosa, cioè attaccati. E poi abbiamo Daphne di Canacaris, ottimi valori, temperata, umile, cinica. E poi c'è Gerberga, che però vi dicevo che non mi piace molto. Ok, torniamo sul rank, per favore. Io credo di aver deciso, anche se è più vecchia del nostro valorosissimo Duca. La 24enne Gerberga mi sembra... No, scusate, la 25... L'ho persa! Anselperga, da 25 anni Anselperga mi sembra la migliore, ha purtroppo un intrigo molto basso, però è molto buona con il learning, che ci va a bilanciare, noi ce l'abbiamo basso, e lo stewardship, che noi abbiamo basso. Provo a maritarmi Anselberga allora. Anselperga, ammazza. Quindi, teologa, temperata, lussuriosa, gregarious, cioè compagnona. E cocciuta testarda. Rimortacci. Rifacciamo. Anselperga, lei, vero? Posso cliccare sul ritratto. Ok. Proponi le nozze alla principessa Anselperga. Come duca, guadagnerai 3 di prestigio e 100 perché ti sposi con la casa di alla Hisling. E 100 perché ti sposi con una parente del re. Guadagniamo molto prestigio. Il matrilineo no, assolutamente, altrimenti perderemmo il titolo. Il nostro erede sarebbe della famiglia di Anselperga. Mandiamo, incrociamo le dita. E adesso abbiamo ancora molte importanti decisioni da fare prima di partire. 2 gennaio 769, anno del Signore. Dobbiamo reclutare un medico di corte, il court physician. Mandiamo subito un esploratore. Questo vedete l'omino a cavallo che adesso si aggira per le campagne, i monasteri, i mercati di Spoleto, ma non solo, alla ricerca di un physician, cioè di un medicus che possa entrare a corte. E poi andiamo avanti, un titolo può essere creato che è il Duca di Ancona. Allora, per creare Duca di Ancona servono i soldi che non ho e poi devo capire chi diventa Duca. Ci mettiamo il deprando, come funziona? Consiglieri amministrativi, qui sotto scrivetemi che cosa consigliate per il Ducato di Ancona e Urbino, perché non voglio fare una decisione così difficile senza avervi consultati. E poi abbiamo un comandante, sì, scusate, il nostro sovrano senza donna, senza moglie. Possiamo fare un claim sugli Abruzzi, perché li otteniamo de jure, cioè tecnicamente fanno parte di Spoleto, ma praticamente sono sotto il controllo Di Maio di Abruzzi, che è sotto il duca Arechis di Benevento. Non mi piace per niente il duca Arechis. Secondo me sarà uno dei miei primi, una delle prime persone che vorrei far fuori. Va bene. E poi abbiamo i titoli minori. Allora, per i titoli minori, prima voglio vedere quali sono i miei ministri. Abbiamo un cancelliere, un maresciallo, uno steward che non saprei come chiamare, forse lo chiamerei il ministro dell'economia. Poi abbiamo lo spy master, il grande capo dello spionaggio, e abbiamo il cappellano di corte, ossia il nostro
diretto contatto con il Vaticano, sia il nostro vescovo, che è Radualdo, vescovo di Spoleto. Lupo di Ancona. Lupo di Ancona, allora, può fare diverse cose. Io gli direi di fare un claim su Ravenna. Abbiamo la possibilità del 19% all'anno di fabbricare fintamente delle rivendicazioni per poi dichiarare guerra al duca di Ravenna, Bologna e Ferrara e strappare Ravenna, perché mi piacerebbe espandere un pochino Spoleto. Questo non significa che entriamo in guerra con Desiderio. Al re non interessa assolutamente niente. Lui vuole che qualcuno comandi sui suoi territori, che recuperi le tasse e che soprattutto quando lui dichiara guerra metta a disposizione le proprie truppe per le crociate, per le guerre, eccetera. Quindi se noi scalziamo e dichiariamo guerra ad un nobile, tipo in questo caso dichiareremo guerra al conte Lupo di Ferrara, no, scusate, al conte Teodorico di Ravenna, che sarebbe poi protetto da nessuno, attaccheremo lui e quindi probabilmente Ravenna è sotto i Teodici, fatemi vedere. Polonia è da sola. Sono tutte contee che mi sembrano quasi indipendenti. Quindi non so, hanno lo stesso colore perché sono sotto Ferrara eventualmente. Voglio vedere ancora una volta se ho controllato correttamente questa cosa. Sì, comunque qui sì. E poi capo è Desiderio. Però non capisco se c'è un diretto contatto tra loro, perché se io vado qui, ad esempio, clicco su Maio di Abruzzo, vedete che è il duca di Benevento, il primo capo. Va bene. Intanto che Windows mi disturba, andiamo a vedere i nostri ministri. Stiamo parlando di Lupo. A Lupo abbiamo già dato la missione. Cacco di San Marino, il nostro Marshal, gli diamo gli chiediamo di. Oh, Windows mi ha quasi rotto le palle, posso dirlo? Train Troops a Spoleto, praticamente inizieremo ad avere la dimensione dell'esercito reclutabile più alta e il level reinforcement rate più alto. C'è una possibilità del 18% che questo accada. In pratica, Cacco sta girando per le campagne e per le città chiedendo alla gente di unirsi all'esercito e di diventare dei soldati professionisti al soldo del duca Hildebrand. Steward Gundo. Oversea Construction, no. Potremmo fare un collect taxes oppure. Io direi di fare Research Economy Tech, questo velocizzerà la ricerca nell'economia. La ricerca, ovviamente, nell'Alto Medioevo lascia il tempo che trova, ma ci sono dei piccoli accorgimenti che rendono la gestione del feudo un po' più efficiente. E poi abbiamo lo Spy Master, che tengo fermo per il momento. Il cappellano che mi va a fare Improve Religious Relation a questo punto. Gli diamo caccia agli apostati, no, Improve Religious Relation con il papato. Ditemi se secondo voi va cambiata questa cosa. Perché non voglio spostare subito lo Spy Master, perché devo vedere una cosa. Qui c'è scritto che il nostro domain, il nostro dominio, non so come si pronunci il demesne, ma il nostro dominio può arrivare a due terre. Nel momento abbiamo il controllo di Spoleto, ma Urbino è in mano ad Alo e Ancona è in mano a Lupo. Perché? Perché sono i diretti responsabili di questi territori, anche se loro rispondono a me, quindi mi pagano le tasse e mi danno gli sghei. Il punto è che se io adesso accidentalmente uccidessi Hallo di Urbino, Lupo di Ancona non avrebbe nessun erede. Se io uccidessi Hallo di Urbino, Lupo di Ancona non avrebbe nessun erede. E questo è il punto. Se io adesso facessi una missione per assassinare uno di questi conti, oppure li mettessi in prigione, ma non ho nessun motivo per farlo, cioè non posso mettere in prigione nessuno perché rischio di avere una rivolta e di passare per tiranno, da quanto ho imparato. Però potrei fare una cosa: intrigo. Target. Vediamo un po' chi si può prendere. Allora, uccidi le principesse? No, grazie. Voglio vedere. Plot. Revoke the County of Ancona.
Non posso farlo. Devo uccidere Halo oppure Lupo. Vediamo se la cosa si può fare direttamente. No. E un'altra cosa che voglio controllare. Lupo è anche cancelliere. Invece Halo non è assolutamente niente. Quindi mi dedicherò a Halo. Voglio vedere cosa succede. Tesoro. Ah, il dito di un santo questo. Prestigio più 0,25. Ma dai. Lo voglio io, dammelo. Kill Halo. Initial plot power 70%. Ok, abbiamo 70% di forza, che non è male. E adesso però io vado dal mio Spy Master e dico, ascoltami, Valkis di Perugia, resti tra noi, ma tu devi andare a costruire uno Spy Network, a Urbino, perché c'è un tizio di nome Halo che non mi piace molto. Assegniamo i titoli. Allora, il reggente a questo punto sarà, al momento, direi nostro padre, Teodicos. Nel caso in cui ci fosse un problema, il reggente del nostro ducato è questo. Poi, facciamo così, ragazzi. Interrompiamo qui il video, perché con l'introduzione è durato veramente tanto. Però ci diamo appuntamento al prossimo episodio, vediamo come va il matrimonio, vediamo come va il primo tentativo di assassinio di uno dei nostri vassalli e poi mi fermerò e vi chiederò di darmi suggerimenti per il futuro. Grazie per essere rimasti con me e come sempre, Dandio per ora è tutto, un super ringraziamento, non dimenticate di mettere un like. A presto!